Oggi video un po' insolito. Voglio condividere con voi una cosa per far fruttificare tantissimo i vostri limoni. Questo è il mio albero di limone. Sta mettendo tantissimi nuovi frutti. Ecco qua. E ha fatto una quantità pazzesca di limoni. Veramente, cioè a grappoli, io non li avevo mai visti così, mai visti. Guardate qua che roba, alcuni grappoli addirittura con 6-7 limoni, cioè non mi era mai capitato, era molto molto sofferente questa pianta. L'ho potata la primavera dell'anno scorso, poi poco prima che iniziasse l'inverno ho dato un concime che avevo letto sulle recensioni che era buono e cioè, devo condividere con voi questa cosa perché non mi era mai capitato di avere così tanti frutti. È una bomba per i limoni, cioè, e anche per le arance. Guardate qua, che grappoli, cioè, veramente spettacolare, spettacolare. Questo qua, per esempio, proviamo a contarli. Allora, 3 più 3, 6, 7, 7 limoni. Sono profumati tanto, tanto, tanto. Questa non è una pubblicità, ragazzi, è soltanto la mia opinione perché veramente mi sono trovata troppo, troppo bene con questo prodotto. Ecco qua. Lupini macinati, cioè fa fruttificare gli agrumi in un modo meraviglioso. Ecco qua, sono dei semplicissimi lupini che io ho semplicemente buttato intorno alla pianta un pochino, seguendo le istruzioni della confezione, intorno alla pianta, insomma, non li ho neanche interrati. Oltre ai lupini che sono stati fantastici, per togliere i parassiti in modo naturale ho spruzzato dell'olio di neem. L'ho messo all'interno di un contenitore, insomma con lo spruzzino, quelli da giardino, con l'acqua tiepida e l'ho spruzzato la sera, non di giorno perché è fotosensibile. Stanno uscendo foglie nuove anche qui. E spero tanto che questo consiglio vi sia utile. Se provate a dare i lupini macinati ai vostri limoni, fatemelo sapere. E il risultato non è immediato, eh. Calcolate che io ho somministrato il concime, come vi ho detto, a fine estate. E quindi adesso che è fine primavera, mi ritrovo questa meraviglia qua. Un'altra cosa, ragazzi, che ho scoperto, con il tempo, che forse per molti sarà scontato, ma per me è stata una scoperta, è che se li raccogliamo i limoni quando sono così, che c'hanno ancora un pochino di verde, oppure sono gialli, ma di questa tonalità di giallo qua, non sono ancora giallissimi di quel giallo intenso intenso, non saranno profumati. Bisogna farli maturare, perché il massimo del profumo si ottiene quando si arriva proprio al massimo della maturazione, no? Perché a me mi era capitato all'inizio con questa pianta di dire: mamma mia, ma questi limoni non sanno di niente. E invece non era vero, ero io che li raccoglievo quando non erano ancora pronti. Adesso aspetto, proprio li lascio maturare per benino e la buccia ha un profumo favoloso, favoloso. Se il video vi è piaciuto, pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Vi lascio sotto nella descrizione del video il link per acquistare i lupini macinati, questi che ho preso io, ma credo che vanno bene anche di altre marche, insomma, basta che siano lupini macinati.